Mi chiamo Gabriella e sono di Padova e mia madre mi ha fatto una fattura di morte. E questa è la mia storia. Accominciamo. Non ho avuto una bella infanzia. Mia madre e mio padre sperperavano i soldi. Mio padre era violento, mia madre manipolatrice. Sono vissuta nella fame, tra le liti, gli insulti e le violenze. Mia madre era gelosa di noi figlie, voleva essere più bella di noi. Se un ragazzo mi faceva i complimenti, lei si arrabbiava. Se io mi fidanzavo, lei ci provava col mio fidanzato. Sono stata malissimo. Lei faceva di tutto per ostacolare i miei studi. Ma io all'età di 16 anni decisi di prendere la mia vita in mano. Lavoravo, mia madre voleva essere mantenuta da me. Ma io di nascosto mettevo dei soldi da parte perché volevo continuare gli studi, volevo avere una vita mia. Ma a cavallo tra i 18 e i 19 anni, lei mi ha sbattuto fuori di casa. Sono stata 3 mesi per strada. Non ho mai bevuto, non ho mai fumato, non avevo vizi e non mi sono mai venduta. Elemosinavo cibo. Ho vissuto nella fame più assoluta. Un giorno un mio amico mi disse che voleva ospitarmi per darmi un tetto. Mi abusò di me e mi picchiò. Mi diede un calcio nella pancia. Dopodiché mia madre mi riprese in casa con lei. E iniziai a soffrire di anoressia, nervosa. Pesavo 32 kg. Tenni duro fino all'età di 24 anni, quando conobbi mio marito. E lì mia madre si arrabbiò e mi fece una fattura di morte. Stavo ancora più male. Io ho anche il morbo di Roth. Fortunatamente ho conosciuto un uomo di fede che mi ha aiutato piano piano ad uscire fuori da quella situazione. Ma quella fattura, praticamente, gli è tornata addosso, tant'è che lei è iniziata a stare male ed è morta. Dopo tanti anni mi separo con mio marito in un modo pacifico, siamo rimasti amici. Ora sono risposata, sto bene, sono serena, anche se continuo a lottare con l'anoressia. Ci è voluto tanto tempo prima che riuscissi a liberarmi di questo veleno. Di questo odio che avevo dentro, di questa rabbia. Ho perdonato mia madre, perdonato mio padre, nonostante quello che mi hanno fatto. Sono riuscita ad andare avanti. Faccio questo video per dirvi che tutte le emozioni negative che voi provate, bisogna lasciarle andare. Non per loro, non bisogna perdonare le persone per loro, ma per noi stessi. Perché altrimenti quelle emozioni diventeranno parte di noi e diventiamo quelle stesse emozioni. Ad oggi sono una donna serena, una donna in carriera, una donna di successo. Faccio del bene a chi ne ha più bisogno, perché chi ha patito la fame vera, e sa che significa non avere niente da mangiare e vivere per strada, non vuole che qualcun altro passi quello che ha passato lei. Buona vita.